ti ami? Ti accetti? Veramente, se io ti dico adesso, sei 100% felice, lo sei? Eh? Chiuditi gli occhi, lo so, siamo io e te, ok, stiamo parlando insieme. Chiuditi gli occhi e vorrei non guardarmi, chiuditi gli occhi, ok? E chiediti, sono felice, proprio chiudi gli occhi e dici, sono felice? E fai proprio un'autovalutazione. Sei veramente appagato, 100% felice, perché molte persone ci sono felice, ma 100% fisicamente, emotivamente, lavorativamente sei 100% felice? Se la risposta è ni, ok, rimani qua, perché io ti darò proprio i mezzi per cominciare di vivere anziché sopravvivere. Io penso che le persone sopravvivono alla vita al 60%, no? Perché magari al tuo lavoro, alla casa, alla tua famiglia, mangi, ma non stai realizzando la tua vita al 100%. C'è qualcosa latente là, vai a letto la sera e dici, ah, magari se soltanto facessi quella cosa, che ognuno c'ha suo, eh? C'è magari qualcuno che vuole fare pole dance, o qualcuno che vuole andare a fare paracadutismo, o qualcuno che vuole andare a fare una lezione di come decorare le torte, mi piacerebbe tanto, mi devo trovare il tempo per farlo. Però quello che sto dicendo è che attraverso il movimento, 10 minuti al giorno, che cosa possiamo qua fare a now? Noi possiamo cominciare a innescare un ciclo della dopamina, perché ogni volta che tu finisci 10 minuti qui a now, tu fai una piccola, un rilascio di un neurotrasmettitore chiamato dopamina, che è quello che viene assegnato quando compie un'azione positiva, no? Quando raggiungi una meta. E questo aumenta la disciplina, aumenta l'autostima e aumenta le buone abitudini. Ok, così se tu ogni giorno ti prendi questo appuntamento qui su Now, almeno 10 minuti, possono anche diventare un'ora. Per carità, 2 ore se volete, però la verità è che il minimo è indispensabile è 10 minuti, perché è un appuntamento, una sorta di check ogni giorno che porta il tuo corpo a spasso, come se stessi portando il tuo corpo al parco e annienti tutto, diciamo, i stressori intorno a te e dici ok, perfetto, dove ci siamo oggi? È un appuntamento, poi alla fine ti devi pure congratulare che l'hai fatto, ok? Perché il minuto che noi cominciamo a prendere il corpo in mano e cominci a sentire c'è la forza e cominci a sentire che è il passo più scattante e ti sentirai più leggera, perché il muscolo, cioè a prescindere, tutti pensano che l'allenamento è una cosa stancante, no, l'allenamento è quello che ti rende più leggera, più scattante, più forte e più energica e molto 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 meno stanca, eh? Cioè questa è la cosa più bella di nostro allenamento e questo ci trainerà una felicità, ok, proprio endogena, e questa felicità poi comincerà a essere spalmata magari sul lavoro o magari sulla famiglia o magari sui rapporti interpersonali. Per questo sto dicendo, vuoi essere felice? Il modo per essere felice è di comportarti come tale, ok? E la felicità è attraverso il movimento, ci metti la musica, ti metti un po' di movimento, cominci a sentire i muscoli che ti rispondono, ragazzi, e ti garantisco che la felicità arriverà, ok? Così, se ancora non sei riuscita a rispondere se sono felice o no, rimani qua su Now, alleniti così comunque, almeno con un allenamento soft, ma anche medium, hard o harder, dipende da te, ok? E vedi come ti senti dopo. Io penso veramente il 99,9% ti sentirai molto più felice. Per quella 0,1% la devo lasciare, perché nulla può essere mai o sempre, però sono abbastanza veramente convinta che tu alla fine di quell'allenamento sarai più contenta con te stessa e quella contentezza, quella felicità si spalmerà sul resto della vostra vita. Così, buon allenamento, vi voglio bene e rimanete qua su Now, No Ordinary Workout, per realmente cambiarvi la vita.